La mia relazione con Andrea Gianbruno, durata quasi 10 anni, finisce qui. Giorgia Meloni mette alla porta il compagno e per farlo sceglie i social. Una decisione che arriva dopo i due fuori onda imbarazzanti mandati in onda da Striscia la Notizia. Ma prima delle allusioni sessuali incommentabili alle colleghe, come vengono definite dai partiti che si oppongono al governo guidato dalla ex compagna, a suscitare più di qualche perplessità era stata l'intervista al settimanale Chi, uscito in edicola il 18 ottobre, e anticipata il 17, poco prima della tempesta che lo ha travolto. Nell'intervista, il giornalista ne aveva approfittato per un bilancio del suo primo anno da first gentleman e si era tolto parecchi sassolini dalle scarpe. Gianbruno, negli ultimi mesi è stato molto criticato per alcune sue dichiarazioni che hanno fatto discutere, dalle teorie negazioniste sul clima all'attacco al ministro tedesco in vacanza in Italia qui fa troppo caldo? Se non ti sta bene te ne stai a casa tua. Fino alle uscite sugli stupri e contro le vittime di violenza se eviti di ubriacarti, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi, e all'ultima sulla migrazione come transumanza per cui si è poi scusato. Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in malafede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro, aveva detto al settimanale, sottolineando la distanza e l'autonomia, in termini professionali, con la premier. Andrea Gianbruno sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei. Via, è in malafede chi dice queste cose, aveva aggiunto il conduttore di Diario del Giorno, Striscia Quotidiana su Rete 4. Una battuta anche sullo stato civile della coppia, finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Faremo quando ci andrà, aveva risposto Gianbruno, oppure ci siamo già sposati e non l'abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po' vistoso che porto all'anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io. Giorgia Meloni e Andrea Gianbruno sul suo look, il giornalista aveva spiegato, è vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C'è un'invidia in giro, ragazzi. Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti.